Se ti interessa acquistare crediti FIFA scontati, clicca il link in descrizione. Buongiorno a tutti ragazzi ed eccoci qua, tornati! Dopo questa vi siete disiscritti tutti. Il problema fondamentale di questa barba è che quando ce l'ho addosso mi preme sul labbro superiore e parlo come uno che si è rifatto le labbra, quindi ho problemi seri. Quindi fatemi sapere nei commenti già da adesso se volete che io la indossi oppure no. Così sembro un Amish. In ogni caso signori, oggi siamo qui con l'inizio del calendario, dell'avvento, dei pack opening. Allora, teoricamente è l'avvento difficile che cominci proprio il primo di dicembre, perché quest'anno dovrebbe iniziare il 2. Fammi togliere sta cosa perché sto a morire. Quindi è più o meno un calendario dell'avvento dei pack opening, perché inizieremo appunto il primo dicembre, che è oggi, e ogni giorno dal primo dicembre al 24 dicembre, che si chiude l'avvento, porterò un pack opening al giorno per vedere se saremo fortunati e se la EA ci farà il regalo di Natale. Mi scuso tantissimo per non essere stato attivo in queste ultime 2 settimane, però signori purtroppo non sono stato proprio bene fisicamente per fare video. Infatti non so se avete notato, ero sparito da tutti i social. Mi sono preso 2 settimane per me, quindi ora che sono bello carico ho deciso di tornare bello presente. Quindi questa serie di 24 episodi, perché saranno dal 1 dicembre al 24 dicembre, quindi uno al giorno, 24 episodi, serviranno anche a me. È una prova per me stesso, però voglio vedere se voi mi sosterrete in questa serie. Quindi signori, mi raccomando, fatemi vedere che ci siete, fatemi vedere che siete contenti di rivedermi. Se arriviamo a 30.000 likes per questo primo episodio, veramente mi scaldereste il cuore. Spero che vi piaccia, insomma, la coreografia che ho creato per questa serie. Mi sono vestito anche di rosso e di bianco, appunto, per cercare di essere più natalizio possibile. E andiamo a vedere che pacchetti ci stanno. Ok, ragazzi, ci sono 10 pacchetti promo da 350 FIFA Points. Certo, non sono i migliori in assoluto, però sono meglio comunque di questi qui normali. Non so quanti pacchetti aprirò ogni episodio, perché ovviamente ora ce ne stanno tipo 10 promo. Però non è detto che ogni giorno ci siano dei pacchetti promo da aprire, anche perché comunque col fatto che insieme a questi video porterò anche i miei altri video del canale, non ho intenzione di farli troppo lunghi questi pack opening qui. Quindi per questo primo episodio io direi di partire con questi 10 pacchetti promo. Vediamo se riusciamo a trovare qualcuno decente. E le caselline che vedete qui di questo calendario che ora vi porto davanti segnano appunto i giorni dei pack opening, e ogni giorno sarà caratterizzato dal miglior giocatore che troveremo. Allora, tralasciando il fatto che questa squadra della settimana lascia abbastanza a desiderare, fatta eccezione per Eriksen qui a centrocampo, Sterling sulla fascia destra e Douglas Costa qui sulla sinistra, tutti gli altri non valgono poi così tanto. Quindi vediamo se FIFA sotto Natale saprà farci qualche regalino. Quindi bando alle ciance e ciancio ai criceti, andiamo ad aprire il primo pacchetto di questi qua promo, sperando di abbellire il calendario già con qualche nome interessante. Vediamo un po'. Uruguay, attaccante. Oh mio Dio, ma ci credo! Non è possibile! No raga, il primo! Abbiamo iniziato bene questo calendario dell'avvento! Raga, primo pacchetto Suarez! Cosa cazzo stiamo dicendo? Cioè, è vero? Cioè, no, non è un fake, raga, è il primo proprietario scambiabile Suarez. Quanto vale Suarez? Fino a 480k. No vabbè raga, cioè assurdo, assurdo. Cioè devo fare qualcosa di filo cristiano per arrivare a questo. Cioè EA, mi stai dicendo questo? No, assurdo raga. Via in lista trasferimenti, già abbiamo un nome. E tutti gli altri via raga. Cioè abbiamo iniziato alla grande. Vabbè raga, è già un sogno. Secondo pacchetto. Raga, che è successo? Che sta succedendo oggi? Cioè siamo a 24 giorni dal Natale. Vediamo un po', ok. Ecco, siamo tornati alla normalità. Cioè, prima Suarez, ora Dennis Suarez. Comunque, niente di che ragazzi. Questo è il classico FIFA. Ci ha fatto capire di non abituarci male. Andiamo avanti. Se i pacchetti promo sono iniziati bene, spero che continuino meglio. Abbiamo trovato 2 Suarez di fila. Vediamo un po', ok. Niente raga, niente schermini. Vediamo un po' chi è. Ok, João Cancelo. Che poi Cancelo, tra l'altro, valicchia. Cioè 5k. Io direi che lui lo possiamo anche tenere. Tutti gli altri invece, andatevene. Oh mio Dio, cosa sto vedendo qui? Ma che capelli c'ha sto coreano? Questi sono i capelli di un altro, gliel'hanno appoggiati in testa. Dai, vediamo un po', vediamo un po'. Dammi qualcosa, ok. Schermini, vediamo un po'. Spagna, portiere dell'Atletico Madrid. Ok, Adan. E va bene, tutti via. Non meritate neanche di essere guardati, quanto siete brutti. Ok, siamo ufficialmente a metà. Vediamo un po'. Niente schermini. Argentina, attaccante a destra. Chi sei? Chi sei? Salvio. Salve Salvio. E va bene, anche adesso il pacchetto fa abbastanza schifo. Io ve li faccio vedere tutti ragazzi, ma tanto non valgono nulla. Dai, su, please. Non sono schermini, ormai ho capito com'è la cinematica del cerchietto sotto FIFA. Centurion. Anche lui ha fatto quella faccia per quando esce nei pacchetti. Mi dispiace, mi sono uscito. Già riuscire a trovare un over 85 in questi pacchetti è difficile. Cioè, fare meglio De Suarez 91 è quasi impossibile. Ma va bene, vediamo un po' adesso.
Please FIFA, niente schermini. Porca troia, ed è Zaza. Ok signori, ultimi 3 pacchetti rimasti. Non lo so raga, non lo so se riusciamo a migliorare Suarez, sarebbe un fottuto sogno. Ma anche adesso non sono schermini. Non da... ecco, stavo pensando di nuovo Zaza, no, consigli. Vabbè. Ciao consigli, mi dispiace, non vali niente. La guardia, consigli la guardia insieme, fan qualcosa di meraviglioso. Ok signori, ultimi 2, ufficialmente penultimo pacchetto. Vediamo un po' se ci dice meglio adesso, anche se non credo proprio ragazzi. Invece attenzione, schermozzo, vediamo un po'. Francia, portiere, quindi già non vale niente. Ah, l'unico portiere francese che mi poteva dare buono era Lloris. Vabbè, niente, anche adesso. C'è riuscito Hunt, cioè c'è riuscito al pacchetto prima, maledizione. Santa Maria! Siamo a poco da Natale, già giustamente mi iniziano a uscire i santi. In ogni senso. Senza contare lato e raggi. Consigli, la guardia, lato, raggi. Cioè, sono fantastici sti pacchetti. E ok, signori, ufficialmente, ultimo pacchetto. Vi prego, FIFA. Non ho fatto scaramanzie, mi è bastata la barba sulle gambe. Maledizione, niente, non concludiamo bene. Deulofeu, signori del Watford. Non c'è uscito un Kainz, effettivamente. Anzi, un Kainz c'è uscito. Quindi, signori, per questo primo pack opening del calendario dell'avvento ci possiamo fermare qua. Abbiamo trovato Suarez. Abbiamo altri 23 giorni per provare a fare di meglio. Cioè, primo pacchetto un 91, ma mai nella vita. Quindi mi raccomando che sia chiaro, questa serie non interrompe la programmazione di nessun tipo. Tornerà la ruota, torneranno gli altri video, vi dico già che tornerà anche il dono agli streamer. Quindi signori, vi voglio felici. Ma la cosa fondamentale è che spero che siate contenti di rivedermi dopo questo mio silenzio stampa per 2 settimane. Quindi signori, spero che questo primo video del calendario dell'avvento di FIFA vi sia piaciuto. Come sempre ragazzi, fatemi vedere il vostro supporto, lasciate un like. Proviamo ad arrivare a 30.000 likes per questo primo episodio e mi fate felice. Fatemi sapere nei commenti se volete o no che io indossi questa benedetta barba mettendo l'hashtag barba. Spero di non aver avuto pelucchi in faccia per tutto il video perché altrimenti rosico. E quindi niente signori, per oggi ci possiamo fermare qua. Mi raccomando, come sempre, lasciate un like, lasciate un commento. Sonny vi saluta, bello.